Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Rev Game. Oggi abbiamo deciso di votare insieme a voi i Games Awards. Vedremo se riusciremo a beccarne qualcuno oppure no. Vabbè, alcuni sono molto facili da beccare, sì, Sì. prendo sorprese, però altri no. Vediamo cosa succederà. Iniziamo ovviamente da quello più importante, Game of the Year. Nomination sono A A Plague Plague Tale Tale Requiem, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden Forbidden West, West, Stray e Stray, Xenoblade Xenoblade Chronicles Chronicles 3 3. Io ho un dubbio tra Elden Ring ed ed Elden Ring. Elden Ring. Non so se tu hai altri dubbi. No, forse Elden Ring. Ho capito. Ho paura per il colpo di coda finale di God of War, però secondo me Però secondo me Elden Elden Ring, sì, Ring a mani ha basse. distrutto praticamente. Horizon l'ha completamente disintegrato. Se ne è parlato e se ne parla tuttora di Elden Sì, Ring. Ha quasi un esatto. anno da maggio, se ne parla ancora. Quindi, Nuova categoria e cosa c'è? Best Best Game Game Direction, Direction. Vediamo che chi intende ovviamente sono. gameplay, level design e tutto quello che riguarda il gioco, proprio il C'è gioco, Elden la Ring, giocabilità. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality, Stray. Tre io qui Allora. onestamente non so perché c'è, proprio per il fatto che, no, perché è brutto, ah, per il fatto che è un walking simulator, quindi vai avanti. E Riempitivo. Per me, God of War. il level design Secondo me sì, perché comunque funziona il level sì, design. sicuramente funziona, ma questi sono giochi, almeno qui, i primi tre funzionano in tutti e tre, ah, sono tutti e tre giochi Sì. con un bel level design. Elden Ring c'è, Open World è però. bellissimo, di Elden Ring è uno dei migliori open world a esplorare che abbia mai giocato. Però non lo so, I questa dungeon qua. sono quelli di Elden Ring, cioè i dungeon di Dark Souls, C'è un ex aequo forse tra Elden Ring e God of War. sicuramente tra loro. Però non lo so. Anche Horizon, io quel poco che ho giocato, ha un bel Horizon è un bel level gameplay. design. Però secondo me Gameplay. questo qua non glielo danno ad Horizon. No, non voglio dare questo messaggio. Che Me, poi God Immortali of credo War. che sia un film interattivo. Immortali, se tu vuoi trovare il film interattivo, quello È bello. un film interattivo, Perché Game Immortality. Direction, che Game Direction è un film interattivo? Non Non lo lo so. so. Io personalmente per questo, nelle mie votazioni, perché nelle mie sono anche le mie personali, io ho votato God of War la spunterà su questa cosa, Elden Ring. Sì, però probabilmente. vogliamo votare From Software, perché secondo me, Per l'impegno che si è messo. esatto, andiamo alla prossima Prossimo. categoria. Best Best Narrative. Narrative. Qui Elden Ring lo togliamo, perché Elden Ring Esattamente. usa la lore, non è vera, non è proprio, non è trama, non è narra, è un modo di narrare, è sempre un modo di narrare ovviamente, però è completa, non è il classico modo di È più narrare. una cosa l'ambientazione, quello che è Sì, i venuto personaggi, prima, ma i esatto, è personaggi, è diverso. diverso. Qua, Qua personalmente secondo ho votato me. Horizon perché poverino. Perché poverino. No, ma questo qua la vince a mani basse Best Narrative. Però Secondo me è God sono of War Ragnarok. dipendente Proprio comunque per a mani quando possa basse. essere inferiore narrativamente al primo, di altissimo livello. Sì, God of War Ragnarok. E lo votiamo poi. E qua la parte Best action, qua, Art Direction. qui diciamo che Allora, tutti c'è e tutti i cinque hanno Elden Ring, belle art God of direction, su War, questo sì. Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. Thorne ci sta per la sua particolarità, però io amo il Noreno, mi affascina tanto con l'ambientazione ed è fatta veramente bene su God of War. Poi, Ed è trattata bene. onestamente, secondo me alcune scene, come sono trattate, le camminate, parlate, ci sono cose anche meglio del primo, proprio a livello visivo. Certo, visivamente Scorn è molto impattante, però Però no, secondo non abbastanza da vincere il premio, da battere God of War. me non penso nemmeno io. Quindi votiamo God of War. Best Best Score Score e Music, Music. A Plague Tale, Qua Elden Ring, God purtroppo of War, sconosciamo le musiche dei premi di film. Metal Hellsinger e Xenoblade Chronicles 3. Sicuramente, premendo Elden Ring ha bellissime musiche. E Lo ha anche sempre, From God of Software War le ha sempre avute, Ragnarok. God of War le ha sempre avute. Questo è molto difficile. Però per me il migliore è Metal Singer. Secondo me sì, perché è un gioco basato sulla musica, Metal Metal Singer lo Singer. merita. Anche se non lo Lo vincerà vincerà per noi, sicuramente, perché gli alleati Metal sono Singer. stati tu, io e altri 10. Esatto. Questo Passiamo alla prossima categoria. Best Best Audio Audio Design. Design. Allora, io qui onestamente, Vabbè, Call of Duty, Modern Warfare Warfare, 2, Elden Ring, God of War, Gran cioè, Turismo 7, Horizon Forbidden Call of West. Duty, Gran Turismo, ovviamente utilizzano, caso di Call of Duty, utilizzano armi vere per fare gli effetti sonori. Delle camminate, i modi di caricare le armi, come quando le tiene, Anche Gran e anche Gran Turismo Turismo è molto, fa questo se tipo di lavoro. code a COD livello di sound design design, e sembra un passo avanti rispetto agli io ho altri. provato Warzone, non riesco a capire da dove viene lo sparo, dove viene, È vero. quello c'è un Quindi lavoro che vediamo, sì, code tutta la vita. qui Best vediamo. Best performance, Performance. gli attori, C'è Horizon io Forbidden West, A onestamente Plague Tale, God of War Ragnarok, Immortality. dico solo una cosa, boy. Sì, lo so. Immortality dicono che è molto bello. Molto bello, sicuramente. Secondo me, sai che forse questo è Immortality. Ma secondo me sì, potrebbe vincere l'Immortality. Quindi votiamo Immortality. E io invece li voto a mio compare. Boy. Game Game for for Impact. Impact. Quindi quello Quindi l'ha avuto impatto. per Gioco il che ha avuto un messaggio impatto. dare. Io voto uno perché proprio sono
quando si parla di estinzione è una cosa molto importante e lo voto solo per Per questo. quello. Quindi Eldling si prende il mio voto. Best Ongoing. Ongoing. Se è i giochi quelli in sviluppo costante. Ce n'è uno a mani basse, secondo me. Ce ne sono due a mani basse. E sono Genshin Impact e Final Fantasy XIV. Però, per me, l'anno scorso ha vinto Final Fantasy XIV, io subito voto Genshin Impact, perché se lo merita quest'anno Genshin Impact. E Genshin Impact è Ciao! il gioco più costoso della storia. È il gioco più costoso della storia Qua non parliamo perché. ovviamente di costi, parliamo semplicemente di... Però stiamo parlando perché alla fine è un gioco nella realtà dei fatti non complicatissimo. Per costare così tanto è che c'è tanto lavoro dietro Sì, e sì. tanto lavoro di sviluppo. Quindi secondo me se lo merita e quindi voto anch'io Genshin Impact. Passiamo alla prossima categoria. Best Best Indie. Indie. Quindi C'è Tunic, c'è Tunic, Stray, Stray, Sifu, Sifu Neon White e e Cult of Cult the Lamb. of the Lamb. Sono tutti giochi validissimi. A me l'unico che Che non non ti è piace piaciuto è è Neon Neon White. White, però sono tutti Allora, assolutissimi. Sifu è Allora, fermo. bestiale, però Stray è bellissimo. Stray è bello, perché con Stray è poco fa bello. tanto. Tunic è Tunic è valido. valido, Cult Cult of the of the Lamb è Lamb, bello. secondo me, è valido pure. Per me è tra Sifu e Stray. Stray perché sono i più innovativi, perché poi Tunic è il Zelda-like, Cult of the Lamb è Binding of Isaac-like, e Stray è un walking simulator. Che facciamo? Ce lo dividiamo uno ciascuno? Tu chi voti? Per Voto Tunic. me Stray merita di più perché comunque ha una direzione artistica secondo me superiore anche a Sifu. Passiamo alla prossima Allora, Best categoria. Mobile Apex Legend è bello. E Genshin Impact è bello. E secondo me Genshin Cioè, è Impact lo stesso identico gioco che gira anche sul è. telefono. Quindi sì, secondo me Genshin Impact. Passiamo alla Allora, prossima supporto alla categoria. community. C'è Final Fantasy XIV, Destiny 2, Fortnite, No Apex Man's Legend Sky ed Apex ed Legend. Apex Legend. Io lo do a No Man's Sky. Innovation Quindi inaccessibility. l'opzione accessibilità per Chi ha chi ha problemi? problemi. A Duskfall, God Io of War, qua per me God of War Ragnarok. o The Last of Us Part. God of Perché se The Last of Us... War, Io ha non l'ho visto tante comunque. belle chicche. The Last of Us credo che abbia le stesse del 2. Letteralmente tu puoi giocare proprio chiunque, nel senso della parola. Sì, ma secondo me God of War. Questo qua sopporta God of War. Passiamo alla 14 che è Best War. L'unico che io ho giochicchiato un po' è Among Us, quello classico. Però lo fa in prima persona, no? Sì. Lo Differenza dell'originale. Si basava sull'avere la compagnia proprio fisica, qua invece lo puoi fare anche... darò ad Among Us proprio per questa tua motivazione, perché secondo Lo me rende molto più divertente. Best Action Game, che qua praticamente c'è un Vabbè, un mappazzone. mappazzone di roba che non... COD non è un action game, un FPS. Nella realtà dei Gli fatti, altri sono tutti action game. sì, Però però Bayonetta 3 è incredibile. Best Action Adventure. Questo lo sai che lo darei a Horizon. Sì, pure Questo qua lo darei proprio a lui. E secondo me è l'unico che si può portare quest'anno. Perché sempre è fortunato Horizon. io. Anche se come succede gli altri anni, ce lo porterà. Perché c'è Possibile. God of War? Non si perché è lì. Passiamo alla prossima categoria. Miglior gioco di ruolo. Miglior gioco di ruolo. Vabbè. C'è anche... Allora, per me gli unici due... Sì. Anzi tre, perché sono proprio Pokémon Legend Arceus a livello di RPG è molto figo. Ha molte innovazioni. Ho visto tutte le opzioni che ci sono, a differenza del precedente, ed è molto innovativo. La base è quella comunque, però hanno innovato tantissime meccaniche. Però per me Per me Eldering pure. è Elden Ring. Perché Elden Ring come gioco di ruolo è incredibile. Il picchiaduro. Allora, Picchiaduro qui c'è io, per me... Lunefe, JoJo Sono tutti Bizarre cinque Adventure. buoni. Sì. Multiverso se è ancora troppo acerbo per essere qua. Sì, Come Multiverso sì. Allora. Multiversus. Però gli altri sono tutti a livello di picchiare tutti figli. Ma allora io sono tentato Però tra c'è... The King of Fighters perché è molto figo. DF2 è il bello pure, perché comunque sempre Guilty Gear, sempre quella tipologia, sempre da quei creatori. JoJo Bizarre Adventure, secondo me. Io lo voto perché mi piace troppo JoJo. Troppo JoJo. Quindi Pure io vorrei lo entrare voto. adesso. L'unica cosa che mi fa è perché è una remaster. Lo so, però è figo. Prossima categoria. Best Family. Kirby, Vabbè, Nintendo. Lego, Star Questo qua lo Wars. possono chiamare Best Nintendo Game tranquillamente. Tanto quel. Splatoon. Non lo Splatoon so. non lo trovo un family game. Io voto Mario. Ma Rabbids, secondo me manco quello. Secondo me è l'unico per famiglia che avete detto Switch Sport. Nelle tre fatti. Perché volevo di uno strategico. Di un classico Kirby. Io lo voto. Perché Mario. Perché Mario è italiano. Best Simulator Aspetta. Strategy. Stesso motivo della precedente, voto Adesso Mario. questa categoria strategici. Total War, Two Point Però strategico. Campus. Vabbè, secondo me, sempre per lo stesso motivo voto Mario a mani basse perché Mario. Aspetta, il mio gioco strategico. Perché non c'è Age of Domandona da un milione di dollari, non lo so. Empires? Cioè, a me non piace, ma a me piace per gusto, ma è il maestro del genere. Best Best Sport Esports. Racing.
a livello oggettivo il migliore, secondo me, rimarrà sempre Formula 1. Codemaster, sì. Secondo me batte Gran Turismo. Formula 1 come simulatore di guida è incredibile. È specifico nella Formula 1, ma è incredibile come simulazione. Best sport racing, io metterei Formula 1. Mi spiace che Gran Turismo, bello per quando è, però. Best multiplayer, COD, Modern Warfare. Per me Overwatch 2 no, perché secondo me ha peggiorato. Overwatch l'ho peggiorato tantissimo. Mi sono rotto le scatole di Overwatch, l'ho disinstallato subito, quindi no. Qui secondo me se la gioca Multiversus e COD. Perché Multiversus è molto divertente. Molto divertente. Io ho provato Warzone, è bello, divertente, però è sempre COD. Cioè per me COD metterei un Multiversus perché è qualcosa di non nuovo, perché comunque è uno Smash Bros like, però non è il solito COD. Sì, COD bello, esatto. Per quando vuoi essere sempre il solito COD. Allora io penso nei putinti, non dico altro, su Vampire Survivors, Forza Italia. Pure io. E poi ci sto giocando e mi sto infognando ed è divertentissimo. Già un adattamento. È adattamento di me. Vabbè, qua c'è bisogno che guardiamo i voti. Arcane. Cioè non... Arcane è fantastico. Arcane. Quindi lo votiamo e basta. Miglior adattamento, sì, ad Arcane. In anticipo. In anticipo. In posticipo. Starfield. Non credo succeda. Qui, ovviamente, io voto, ovviamente, super personale. Sono tutti i giochi che in realtà attendo. Sono tutti giochi bellissimi. Sì, sono tutti fighissimi. Fighissimi. Però io, amante della saga Final Fantasy, io aspetto tantissimo il 16. Perché troppo per bene. Me è però... quello che spaccherà. Per me è Hogwarts Legacy. Per me spaccherà. Spaccherà i culi, secondo me. Quindi voto Hogwarts Legacy. Migliore esports. Personalmente, qua la dico personale. Per il suo realismo, perché veramente ti chiede abilità, per me è Counter Strike. Cioè, siccome mi piacciono le bestemmie, voto League of Legends. Sto scherzando, io voto Valorant. Con questo qua abbiamo concluso le votazioni. Ci vediamo per l'evento. Sì, perché l'evento lo seguiremo in diretta noi, poi noi lo caricheremo in posticipata, quindi. E con questo vi salutiamo, a presto, ciao ragazzi.